arrivato il mio momento preferito dell'anno. Bene, bene. Iniziamo a seminare. I semi del mais sono ricoperti di una sostanza che li protegge da malattie, ma che non è nociva per gli insetti come le api. E una. Speriamo che nessuna ape muoia, io ci tengo molto alle api. Brutte vespe! Dario! Dario! Oh! Che trattoria ha rotto, eh? Eh! Ma cosa pensi tu di fare? Giustamente guardiamo subito. No, no, ti vinto uno e nuovo e basta, perché se stufami andarla a ma. Va bene, vedremo, dai. Passami andare avanti, vuoi farle. Dario! E ora che tu guarda passa trottori? No. Perché? Un co no, domani. No. Domani. No, e ora ciappo e vo mi suoi attorno. E va bene, va torno su trattori. Tanto i soldi con mi. E ora? Mi compito questo trattori? Ah, oh, Gesù! Cazzo, guarda che ho questo trattori. Sta attenta! Va a cambiarti che andiamo! Boh. Uè. Ciao Dario. Ciao Michele, come va? Bene, dai, te? Bene, bene, dai. Oro. Ascolta, Giuseppe, mi aiuti a risolvere un problema. Dimmi, che problema hai? Dammi un trattorino che sia finito, perché sennò mi tocca e Dario il trattorino, e Dario l'erba, e Dario il giardino, e Dario con cosa tagliamo. Un disastro. Vai, faccio vedere. Fammi vedere. Bastaria? Sì, una macchina del genere può bastare. È piccolina, maneggevole. Beh, ma ti mi hai portato fin qua per vedere sta roba qua? Perché? Ne ha bisogno, non voglio niente. Cosa vuoi tutti? Non voglio niente, che roba qua. Mi voglio uno con sesto e pi. Come? No, no. Pi grande? Te mi ha fare eteri, eh? Beh, a me non mi piace, no? Fammene vedere uno più grosso. Se no, può andare su macchine un po' più grandi o tipo questi. Posso, posso guardare? Sì, sì, madonna. Beh, a me pare di essere sentata intera. No, no, ne ha per sogno. O se no, con questo fai un po' più metri, sei più veloce. È un po' più robusto a livello di struttura. Oh, oh, questo qua sì, si sta bene, va. Vito, dovrei mia dirmi che altro è come questo o no? Sì, beh, per carità. Beh, ho aspettato fin adesso e ho attorno una trappoletta. Mi voglio questo? No, no. O questo o niente. Michele, dai. Fermo, non mi neanche sapere. Carichiamo questo, dai. E dopo fermo, va bene? Ciao. Ciao. Ah beh, adesso ho casa con questo mi. Vai, vai. Ciao, ciao. Se vuoi dirmi che creato era meglio di questo o no? Ciao, ciao. E oggi si va in maglia. Si va in maglia, vai. Tanto perché non abbiamo niente da fare. Ma è il Bluetooth? Sì. Fammi attaccare fra il collega, nessun apparecchio. Devi mettere visibile. Sei collegato te, brutto idiota. Ah, aspetta che mi cavo io. Dario, quanto tempo ci vuole per collegare questo marzo? Ma non l'hai messo in ricerca? C'è da fare qualcosa? No, memoria. Bluetooth audio, schiaccia lì. Ecco, adesso sta ricercando. Ignoranto. Dai, voglio sentire la musica. Dai. Dai che ti devi fermare con la macchina per trovarlo. Fai finta di trovare la strada e fermati. Ma vedi che da me lo trova subito. Ma allora sei collegato te, brutto idiota. Ferma, ferma. No, ero scollegato, merda. Spegni il Bluetooth. Eccolo. Top. No, aspetta, quello è il tuo telefono. Sei ricollegato tu sì, adesso? No. Allora se sei stato collegato te? Ma no. Bluetooth. Sì. Hola. Consenti. Fai mettere un po' di musica.
Allora, prendiamo le varie fasce di colore diverso. Come era l'ultima volta Pasqua di anni? Bassissimo. Devo capire. Caglio, senti. Allora, Roberto rileva una differenza molto sostanziosa nella sanità del piede. Io l'ho vista la settimana scorsa, era così. Però ridiamo un occhio all'amido. Metti caso che in questa stratificazione sono cambiate le proporzioni, l'amido è andato su. Cambia velocemente e poi il vostro consumo è notevole. Quindi andando velocemente, se lui cambia, nell'arco di 2-3 giorni puoi trovarti con un fronte diverso. Allora, ho preso i due campioni più rappresentativi, quello umido e quello secco. E lo passiamo con il portatile. Come sono da voi insilati in Lombardia? Più o meno come qui, Roberto, cioè anche là l'anno scorso. Quest'anno parlo di infatti dell'anno scorso. No? Quelli dell'anno scorso hanno sofferto anche là la carenza d'acqua, il gran caldo, quindi hanno dovuto insilare precocemente rispetto al tempo atteso e quindi purtroppo diciamo che silo mais con 25, 27, 28 di amido sono frequenti quando eravamo abituati a valori oltre i 30. Sì, dal punto di vista energetico. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna pescare l'amido dalla farina e la farina lo sai che è una bomba orologeria, nel senso che se segna un po' la flatossina te la fa subito schizzare sul latte. Quindi ogni volta che arriva la partita di mais, conforme, la paghi di più, è perfetta col certificato, devi controllare subito il latte perché non si sa mai. Sorpresa per te, ho qua le chiavi del tuo film. Cosa, cazzo, sai che uso le chiavi che è tutto aperto? Osti, su quelle di mio figlio, scusa. Ah. Le porto io queste. Grazie intanto. Grazie, Dario. Oh, alla prossima che... Per forza. Dobbiamo cominciare col prossimo. Prossima stalla. Va buono, dai. Davide, sei spacciato? Comincia a tremare!